Alimentiamo la nostra città. Questo è lo slogan, ma noi vogliamo saperne di più. Stiamo nella sede di Pescara Energia con l'amministratore delegato, dottor Giuliano Diodati, e il direttore tecnico, Giovanni Caruso. Dottor Diodati, come è nata questa società e quando? Ricordiamo che è una società al 100% partecipata dal Comune. Sì, Pescara Energia è nata con la denominazione di Pescara Gas nel 2005. Poi nel 2016, considerando i tanti servizi aumentati rispetto allo stato iniziale, si è trasformata in Pescara Energia, è una società interamente partecipata dal Comune al 100%. Devo ringraziare anche l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale ci sta dando tanti nuovi servizi da fare. È una società che si occupa fondamentalmente della gestione delle reti tecnologiche e quindi della pubblica illuminazione e della gestione degli impianti semaforici. Si occupa inoltre della gestione delle reti gas. Noi siamo, come Pescara Energia, proprietari di una gran parte della quantità di reti gas del comune di Pescara e siamo stazione appaltante per la futura gara del gas che coinvolgerà tutta la provincia di Pescara. E inoltre dal luglio 2020 è stato dato un nuovo servizio a Pescara Energia, un servizio molto importante che è il ramo della gestione integrata energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare. Quindi è una società che cresce e in questa crescita sta cambiando anche la sua mission. Sicuramente la mission di Pescara Energia prima era fondamentalmente legata alla gestione del patrimonio pubblico, della pubblica illuminazione. Oggi come oggi diciamo che lo spazio di intervento si è molto allargato e anche nell'ultimo anno con la gestione energetica di tutto il patrimonio comunale diciamo che abbiamo allargato il nostro orizzonte, come poi anche l'ingegner Caruso ci dirà nel corso del suo intervento. Ecco, lei ha parlato di gestione integrata, quindi... Gestione integrata vuol dire il miglioramento della condizione energetica di tutti gli edifici comunali e quindi l'efficientamento energetico. Efficientamento energetico vuol dire sicuramente il minor consumo di energia da parte dei tanti edifici comunali, parliamo delle scuole, parliamo degli impianti sportivi, parliamo di tutte le strutture che sono date in gestione alle associazioni, per i quali noi abbiamo previsto, progettato e in parte già eseguito lavori di riqualificazione energetica. Dottor Diodati, parliamo anche di futuro, di progetti futuri. Certo, noi fino ad ora diciamo che ci siamo concentrati in maniera quasi esclusiva sul patrimonio del Comune di Pescara. Nostro obiettivo, anche molto ambizioso, è quello di aprirci anche ai cittadini di Pescara, per cui stiamo in qualche maniera lavorando per un progetto nuovo che è quello delle comunità energetiche, dove come Pescara Energia ci metteremo a disposizione dei cittadini di Pescara, li supporteremo, perché anche alla luce di quello di cui si parla molto in questi giorni, degli aumenti dei costi dell'energia, saremo in grado di sostenere, di aiutare i cittadini di Pescara nel cercare in qualche maniera di creare le condizioni perché possano crearsi quelle cosiddette comunità energetiche, dove un gruppo di cittadini, un condominio, un quartiere della città si possa autoalimentare da solo con un grande risparmio dal punto di vista dell'energia e non solo un risparmio dal punto di vista economico ma anche sulla qualità dell'energia che verrà prodotta. Quindi insomma nel futuro c'è questo maggior rispetto per l'ambiente e soprattutto questa maggiore vicinanza per gli utenti. Ma assolutamente sì, questo diciamo che
ce lo chiedono tutti, le future generazioni ce lo chiedono, di avere maggior rispetto dell'ambiente. Noi siamo una società molto attenta a questo e siamo una società che naturalmente deve, a fine anno noi dobbiamo presentare bilanci e quindi dobbiamo avere i nostri utili per la società, però l'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita nella nostra città. Beh, gli investimenti non sono pochi, anzi sono tanti. Come riuscite a farli? Beh, diciamo che qui la struttura oramai è una struttura collaudata, per cui noi attingiamo a fonti di finanziamento nazionale. Consideriamo che gran parte dei lavori di efficientamento energetico delle scuole sono stati recuperati attraverso procedure che sono state fatte con il Ministero dell'Economia e Finanza, e non parliamo di percentuali basse, perché parliamo di percentuali di recupero che vanno dall'80 al 90%, per cui attraverso questo lavoro molto importante, molto puntuale, svolto dagli uffici, l'anno scorso abbiamo recuperato una cifra molto vicina all'investimento che è stato fatto, riuscendo ad efficientare energeticamente i plessi scolastici sui quali ci siamo dedicati l'anno scorso. Quindi in sostanza i cittadini? Beh, non è sicuramente a carico dei cittadini. E la stessa cosa faremo anche nel 2022. Tutto quanto sarà, diciamo che per buona parte i lavori saranno sostenuti questa GSE, sarebbe il conto termico del Ministero Economia e Finanze, proprio per la buona pratica dei nostri uffici amministrativi. Ingegnere Giovanni Caruso, ecco, ci colleghiamo alla gestione integrata di cui parlava il dottor Diodati, ma vediamo anche in cifre qual è il vostro impegno, insomma, parliamo di cifre. Sì, perché transizione energetica, democrazia energetica sono concetti di cui parlano tutti, ma noi come società pubblica abbiamo il compito di trasformare poi questi concetti in fatti e in opere realizzate a servizio dei cittadini. Quindi noi ad ampio raggio stiamo intervenendo, abbiamo investito 17 milioni di euro nella pubblica illuminazione per trasformare tutte le lampade obsolete con la nuova efficienza LED e con un sistema di monitoraggio che ci consente di conoscere in tempo reale quali sono le lampade che stanno funzionando e quelle che non stanno funzionando. Abbiamo investito già nel 2021, quindi in un solo anno, più di 2 milioni di euro per la riqualificazione energetica di 8 scuole, intervenendo con la sostituzione degli infissi, con il rifacimento dei cappotti e con la sostituzione delle coperture, per ridurre i consumi ma anche per migliorare il comfort climatico all'interno degli ambienti, soprattutto in ambienti particolarmente sensibili come quelli che ospitano i bambini della nostra città. E stiamo sostituendo tutte le lampade anche all'interno delle scuole, riducendo di oltre il 50% i consumi di energia elettrica, e di recente, proprio in questi giorni, abbiamo ricevuto l'approvazione da parte della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, per un progetto finanziato di oltre 20 milioni di euro, che quindi ci consentirà di raddoppiare, se non triplicare, già lo sforzo fatto nel 2021 per il prossimo triennio, andando a intervenire non solo sulle scuole ma anche sugli impianti sportivi. Quindi un altro passo che faremo proprio nel cammino già tracciato della transizione energetica, che è proprio quello di andare a riqualificare quasi tutti i nostri edifici comunali.
Mentre lei faceva l'elenco delle cose che portate avanti, mi fa tanto piacere pensare al cittadino che quando si fulmina una lampada lungo la via non deve attendere e segnalare, perché voi avete questo monitoraggio ed è importante. Come fa piacere sapere che i bambini a scuola avranno maggior calore, no? Perché ci saranno questi cappotti o gli impianti sportivi saranno riscaldati. Ecco, sono tanti problemi che caratterizzano le varie segnalazioni, no? Che i cittadini fanno. Sì, certo, la nostra missione è proprio questo duplice aspetto, quello di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e contemporaneamente migliorare le performance energetiche dei servizi che noi offriamo. Questi sono due aspetti che per noi sono vitali nell'attività quotidiana che facciamo tutti i giorni.